Cioè, ma cosa significa essere un cetaceo, non essere un cetaceo? Cioè, questa società moderna è restrittiva. Io lo so, te lo posso dire io, fratello. Cioè, cetaceo siamo tutti noi, universo. Ecco chi è il cetaceo. Io sono Max. Io sono Adrian. E questo è Mentecast. Eccomi Adrian, scusa, mi sono ripreso da certe sostanze e siamo tornati negli studi di Mentecast a già parlare di un ambito di questo tipo. Ecco, sono gli anni 60 e nei favolosi anni 60 ci stanno la droga, il sesso, il rock and roll e i delfini. E i delfini, cioè il grande cetaceo universale di cui parlavano quei due fattoni, è il protagonista di oggi. Meglio ancora nelle vesti del dottor professor John Cunningham Lilly. Sì, Lilly nasce nel 1915 a St. Paul in Minnesota e lui è già una persona abbastanza particolare, un bambino particolare, perché a 16 anni lui fa una sorta di lavoretto per la scuola e lo intitola How can a mind render itself sufficiently objective to study itself? Cioè, come una mente può distaccarsi in maniera sufficientemente da potersi studiare da sola, se vogliamo. Quindi proprio un lavoro da sedicenne. Sì, sì, esatto. Mentre io, non lo so, pensavo alla pallacanestro e alle videocassette di Selene. Ah, ecco. Questo sì che è la parte credibile. Anni, esatto. Di questo racconto. Lui invece pensava già altro. Ed è tutta la sua carriera è guidata da questo suo interesse per la mente umana. Lui si laurerà in fisica alla Caltech nel 1938. Nel 42 prenderà un dottorato in medicina all'Università della Pennsylvania, studia biofisica e psicoanalisi ed è principalmente appunto interessato alla struttura del cervello, appunto che... l'anatomia. Esatto. Lilly andrà a lavorare al National Institute of Mental Health, il NIMH, da cui trarrà i dati sulla malattia mentale che cercherà di incrociare con la parte invece fisica del cervello che trarrà dal National Institute of Neurological Diseases. E quindi fa un lavoro che è abbastanza senza precedenti, perché lui comincia veramente a cercare di trovare un legame tra l'output e quindi tra tutte quelle che sono la psicologia, la psichiatria e tra la parte fisica, tra quello che succede una connessione meccanicistica tra quello che succede nel microscopico e quello che succede nel macroscopico, che è una cosa che ancora oggi non abbiamo trovato in maniera sufficiente. Però c'è un pioniere in questo caso. Uno dei pionieri è sicuramente lui comincia a sperimentare sul cervello degli animali, specialmente le scimmie, e per esempio identifica aree da stimolare per ottenere determinate reazioni. Ok, è abbastanza orribile come immagine, però è quello che oggi sappiamo, la mappa di quali zone del cervello controllano quali aree della cognizione, quindi anche per lavori come questo. E tutte queste cose lo portano ad essere coinvolto direttamente nelle ricerche sul lavaggio del cervello. Infatti pare che ci fossero dei contatti diretti tra lui e un certo J. Edgar Hoover. Tu sai chi è J. Edgar Hoover? Quello degli aspirapolveri. Hoover, sì. No, quello della diga. Neanche, quello è il presidente, la Hoover Dam. Invece è un altro, il terzo. È l'ex capo della CIA. Tu non leggi abbastanza James Ellroy, vedi? Se no sapresti chi è Edgar Hoover. E insomma, saprei anche chi è James Ellroy, però. Capo della CIA ai tempi nel secondo dopoguerra, dove chiaramente c'è la guerra fredda e c'è la caccia comunista, certo, sul territorio americano. E quindi c'è anche interrogatori, c'è estrazione di informazioni dalle spie, immaginiamo. Insomma, agenzie governative, scienziati particolarmente focalizzati, se hai seguito Mentecast, questi sono tutti i sintomi. Una ricetta per il disastro. Esatto. Lilly, da un collega oceanografo, infatti viene, diciamo così, messo a conoscenza del fatto che alcuni cetacei, nello specifico le balene e i delfini, hanno dei cervelli molto grandi. Molto. Molto. Forse in relazione alle dimensioni del corpo, in qualche caso anche più grandi dell'uomo. Del cervello umano. Qua ci troviamo ancora in una cognizione della neurobiologia che ancora lega le dimensioni del cervello alle capacità cognitive. Quindi è vero che non siamo totalmente evoluti da questo punto di comprensione di questa scienza, ma
questa cosa suscita la curiosità di Lilly, che infatti inizia a indagare. Quindi ma indagare come? Indagare invasivamente, creando degli strumenti da infilare nel cervello di queste degli animali. Elettrodi, lui infila degli elettrodi direttamente, sì, gli massa il cervello del delfino. Poverino. Sì. Ma cosa perché? Che, tra perché? L'altro, non lo... senza anestesia. Senza perché? Anestesia. Perché senza anestesia? Senza perché anestesia. Lui scopre... scopre dopo aver rotto 4-5 delfini che il delfino respira a comando. Sì. Quindi quando tu sedi un delfino gli stai, lo stai obbligando a non respirare. Di fatto esatto. Il delfino muore soffocato. E quindi dopo che sono morti 4-5 delfini lui dice forse... Proviamo senza anestesia. E quindi elettrodi nel cervello senza anestesia. Brutale, sì, brutale, sì, sì, e sì. Ci dispiace tutto molto. Tutto questo tra l'altro capita ai Florida Marine Studios, che sostanzialmente è dove verranno, sono dei studi cinematografici che probabilmente hanno delle vasche abbastanza grandi per farci stare dentro dei delfini, e dove gireranno il mostro della laguna. Ah, ok. O l'eco mostro della laguna, ricordiamo, spin-off. No, l'eco mostro della laguna. È la storia di un brutto grattacielo che nasce in un acquitrino. Comunque, a seguito di tutti questi studi, durante una sessione di chirurgia a testa aperta di un povero delfino, mentre questo cetaceo sta morendo, Lilly ha un'epifania, un momento epifanico incredibile in cui lui parla col delfino e il delfino sembra rispondergli. Secondo l'interpretazione di questa persona, che chiaramente vuole crederci, a Lilly sembra che il delfino abbia parlato inglese, si è riferito a loro con delle parole inglesi. Sì, abbia mimato un po' quello che aveva sentito un po' la cadenza, un po' qualche suono. Quindi l'idea è: cavolo, sarà mica che c'è una roba. C'è una roba, un barlume di coscienza. È possibile che ci sia una coscienza, è possibile che si possa comunicare letteralmente con questi animali. E quindi lui, così, su quest'onda di entusiasmo, scrive un libro rivoluzionario che infatti è diventato un best seller, che tutt'oggi si trova. Si chiama Man and Dolphin: Adventures of a New Scientific Frontier. Un libro in cui lui, tra l'altro, tra le altre cose, si augura che in un futuro neanche troppo remoto sia possibile comunicare con tutti gli animali se si capisce come fare. E quindi lui comincia a lavorare in maniera abbastanza focalizzata con lavoro, i delfini. Lavoro. Spesso a contatto con l'esercito americano, perché chiaramente finanziamento. Marina, ricerca nei sonar, eccetera eccetera. Nel frattempo riesce ad inventare anche l'isolation tank, che praticamente la vasca di deprivazione sensoriale. Sì, 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 sì. Si tratta di vasconi con dell'acqua salata dentro in cui è facile galleggiare. Se tu hai gli occhi chiusi, le orecchie chiuse, sostanzialmente non senti, non vedi. E anche una determinata temperatura dell'acqua che non ti fa, non è troppo stimola, caldo, è troppo non freddo. Stimola i sensori tattili della pelle. Il risultato è quello che è, sempre pelle, il risultato è che in questa vasca lui cerca per esempio di togliere i sensi a una persona per vedere come il cervello reagisce in questi ambiti e magari capire meglio il funzionamento del cervello in assenza di stimoli esterni. Questa è un po' la pretesa, chiaramente la CIA butta un occhio a queste cose perché hanno un suono un po' di tortura. Un pochettino, lo vedremo più approfonditamente in una puntata prossima di Mentecast, tra l'altro. E nel 1958 finalmente Lilly ha una nutrita serie di pubblicazioni sull'intelligenza dei delfini e sul loro potenziale a comunicare. Decide quindi di aprire il suo personale centro di ricerca, Communication Research Institute. Dove però? Ai Caraibi! Sei mica scemo! Le Isole Vergini! L'isola di St. Thomas! Ma ti pare scemo? Questo qua è un genio. Aspetta, però lui all'inizio lo finanzia con i suoi soldi, però sapendo che prima o poi sarebbero arrivati i finanziamenti da chi? Perché qui non stiamo parlando, cioè questo sta facendo tutta una roba che adesso ci sembra un po' bizzarra, però ai tempi era molto convincente, al punto che riesce a convincere la National Science Foundation, l'Office of Naval Research, il Dipartimento della Difesa, ma dai soprattutto, soldi, ma soprattutto la NASA, proprio pizza e fichi proprio. Esattamente. NASA su imbeccata di chi? Di Francis Drake. Francis Drake è un'eminenza grigia della fisica
che noi abbiamo toccato un po' marginalmente nella puntata che si chiama Il Grande Filtro di Mentecast, uno dei nostri video migliori a mio parere. Sì. E in questa vi ricordo che Drake ha scritto un'equazione con cui secondo lui è possibile trovare il numero di civilizzazioni attualmente presenti nella nostra galassia, ipoteticamente e statisticamente parlando. Detto questo, una persona del genere è interessato al progetto SETI. Il progetto SETI è quello che per la ricerca delle intelligenze extraterrestri. Quindi la sua domanda è: facciamo finta che troviamo questi alieni, come ci comunichiamo? Se John C. Lilly è in grado di comunicare con un cervello diverso dall'umano, come quello dei delfini, magari questo ci può dare una specie di background. Sì, una chiave, un sistema per sviluppare... un sistema di comunicazione utile anche con un cervello che non conosciamo ancora, come quello di un alieno. Mm-hmm. L'idea è solida, Lilly prende un pacco di soldi e inizia a lavorare su questi tre meravigliosi delfini che stanno in questo posto, finalmente senza infilargli il ferro nella come testa. Chiamano questi delfini? Sono bellissimi, si chiamano Pam, che sarebbe Pamela, quella un po' più grossa e matriarcale che comanda. Poi c'è Sissy, che invece è un po' più schiva, e soprattutto Peter, un giovane maschio bello gagliardo. Ma perché soprattutto? Soprattutto perché Peter rientra nella parte più succosa di questa storia, che adesso introduco con la presenza di una signora che si chiama Margaret Holovet. Mi raccomando, delicatezza. Guarda, farò del mio meglio e quindi no. Allora, il discorso è questo. Margaret è semplicemente una che abita in quest'isola, a St. Thomas. Viene a sapere dal cognato che in questo centro di ricerca ci sono dei delfini con cui cercano di comunicare e, commossa dai suoi sogni di comunicare con un gattino come leggeva fare la sua eroina su un libro quando era piccola, va lì per vedere come si comunica con i delfini. Fin qui la storia è molto tenera, lei incontra addirittura il direttore del CRI che si chiama Bateson, quindi non è Lilly il direttore ma è un altro, e questo Bateson gli dice va bene, vieni a guardare gli esperimenti. Solo che in questo contesto lei conosce anche Lilly e pare dimostri anche una spiccata propensione per l'osservazione e la, come dire, una buona attitudine scientifica. Quindi Lilly dice sei la persona che fa per noi, prenditi Peter e insegnagli a parlare inglese. Che già è assurdo, è un obiettivo abbastanza, secondo me comunicare col delfino significa che io imparo il delfinese caso mai però questa è come la pensata Badì. Come parla il delfino? Perfetto, grazie. Ho studiato molti anni. Ora, dove si svolge questo apprendimento? Si svolge in una porzione inferiore al laboratorio, dove viene costruita una specie di bilocale in cui la Lovett abita letteralmente. Questo bilocale viene allagato parzialmente. Ci sono tipo un 25 cm di acqua che sono un po' pochi per il delfino ma sufficienti per sguazzare, un po' tanti per la Lovett che è un'umana, ma sufficienti per sopravvivere, e quindi lei vive lì 24 ore al giorno. Lui e lei sono sostanzialmente quasi del tutto isolati e sono molto a contatto, perché il principio di base era faccio come una madre, ti insegno una lingua stando a contatto con te molto tempo. Quanto a contatto però? Moltissimo! Ora, perché questa domanda del contatto? Lo so, è un momento veramente tenero. No, non lo è affatto. Voi dovete sapere che Peter non è solo un delfino maschio, è un delfino maschio adolescente, è un delfino maschio nel pieno della pubertà, e si dia il caso che i delfini sono animali sessuali, molto sessuali, ci sono un passello. Lui, a di differenza cose. Mia, non aveva le videocassette di Selene. Ecco, quello là, però aveva Margaret, e a un certo punto lui inizia ad esibire delle vigorose erezioni, cosa che onestamente spaventa un po' la Lovett, che inizialmente, quando lui la aggredisce, perché lo fa in maniera un po' violenta, lei lo picchia fortissimo per dirgli no Peter, no, non si fa. Così Peter, che fa come tutti gli animali intelligenti, impara a sedurla e piano piano la tranquillizza, la accarezza, diventa più delicato, si mostra il suo pancino bello tenero, accarezza lei, si fa accarezzare da lei, finché a un certo punto questo famoso fallo non riesce fuori.
Ora, va bene che le prime volte Peter poteva essere portato sopra dalle delfine, ma questo non può essere fatto tutte le volte che lui ci ha voglia. Diciamoci la verità, è anche scomodo, devi portare una roba e pesa tonnellate. E quindi lei gli fa quello che chiameremo il più classico dei rasponi. Sì, e questa storia purtroppo della signorina che... Che va avanti, per tempo, non stiamo parlando di un episodio. Sì, perché loro stanno assieme 6 mesi in questo ambiente semiallagato. Questa storia alla fine trapelerà e finirà su Hustler... su Hustler Magazine, che ci farà un articolo del 1965. Sono orgasmi veri, quello sta lì con gli occhi chiusi a bocca aperta... bello, bello. Hustler Magazine non è un giornale come gli altri, è una sorta di competitor di Playboy, e quindi in un qualche modo erotico, questa storia erotico. Non finisce in una pubblicazione di natura scientifica, e sarà una delle ragioni per le quali il CRI, il centro di ricerca, chiuderà. Ma l'altra metà della storia, cioè l'altra motivazione del l'altra perché metà c'è... della storia è un po' questa, fratello. Esatto. E il nostro caro Lily è ormai una superstar. Lily addirittura esce in vita con la moglie del regista di Flipper. Vi ricordo il primo film, il primo lungometraggio in cui compare un cetaceo addestrato. E la moglie è dedica dall'SD, che somministra fortissimo a John Lilly. Questa John Lilly non disdegna. Non dice di no mai, e questa cosa anzi prende il largo, prende per la tangente tantissimo, inizia a assumere sempre più droghe, lo fa nella camera di deprivazione sensoriale, figuriamoci, e gran finale inizia a iniettare anche nei delfini. Sì, perché si dice guarda che ficata, magari ci aiuta nella comunicazione. Capisco cose, vedo cose mentre mi drogo, e magari anche sui delfini. Cioè mi sento in comunicazione con l'universo, quindi anche lui in comunicazione con l'universo, allora comunichiamo tra di noi che siamo nell'universo. Insomma, questo è irrazionale. A un certo punto qualcuno dalle parti della NASA, dalle parti del National Science Foundation, dell'esercito, insomma qualcuno a un certo punto si accorge che stanno dando dei soldi ad un centro in cui vanno le pippe e si drogano. Ai delfini, tutto questo ai delfini. Io non voglio dire, però dal mio punto di vista non posso criticare chi ha pensato che forse non era un investimento della Madonna. Senti, è scienza. Continuiamo. E niente, CRI chiuderà a breve lì per mancanza di lì a breve per mancanza di fondi. Lily perderà chiaramente un sacco della sua credibilità, ma non smetterà mai di credere in quello che dice. Anzi, in realtà lui continuerà con l'uso, se non addirittura l'abuso di LSD e di chetamina. E continuerà anche a scrivere dei testi che vireranno abbastanza presto verso poteri psionici, telepatia, cose di questo genere. I protos. Esattamente. Fino a quando poi le sue teorie non toccheranno una sorta di culmine in una pubblicazione che si chiamerà Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputer. Lily muore nel 2001, non mi ricordo per quale motivo, tra l'altro credo per anzianità, suppongo, normale, morte normale, ma morte dovuta. Invece morte anormale toccherà a povero Peter. Esattamente. Perché il povero Peter, chiuso il CRI, viene spostato in un centro di ricerca a Miami, dove però invece di una casa con invece delle pippe a comando, un erogatore di orgasmi, troverà solo la vasca. Va in depressione perché i delfini tra l'altro lo fanno, sì. E deciderà scientemente di smettere di respirare, quindi si mette sul fondo della vasca, dice mo basta, e muore così soffocato. Allora, tre cose per chiudere. Una, non è neanche il tempo di piangere. No, Peter, no. Allora, tre cose per chiudere. Allora, la prima è che gli studi di Lilly, in realtà, che adesso noi ci sembrano un po' così ridicoli o quantomeno azzardati, sono il motivo per cui consideriamo oggi i delfini come una specie più intelligente degli altri, nel senso che è grazie a lui che c'è una sorta di distinzione nell'immaginario collettivo. Sono anche passati degli atti, quindi
quindi delle sì. leggi a protezione dei delfini e balene sulla base di questo. Dei cetacei marini, dei mammiferi marini. Sì, e, però lui era anche un po' troppo appassionato forse di delfini, al punto che tra il 1960 e il 1962 lui fonda una sorta di setta segreta che si chiama l'Ordine dei Delfini, di cui chiaramente lui è il gran delfino. Grande! Parte di questa società semisegreta sono diversi degli scienziati che prenderanno parte al programma SETI. Ci sono diversi nomi, io vi lascio l'articolo, andate a vedere, ma ci sono diversi nomi che... Bello! Ma davvero? Mago Telma? Esatto. c'è un videogioco, Echo the Dolphin, che è ispirato a questa storia, ovviamente parzialmente ispirato a questa storia. Il nome del delfino è Echo, ricalca, con due C. Echo con due C, è ricalca uno dei progetti di Lilly, sì. che proprio avevano come acronimo Echo. L'ultima cosa è che hai detto giustamente prima che i delfini entrano in depressione come gli umani, ma questa storia dell'assumere delle droghe non è una cosa che nasce con Lilly, almeno nell'ambito dei delfini. I pesci palla, quando si sentono minacciati, rilasciano sostanzialmente una sorta di potente tossina allucinogena. Alla BBC hanno filmato dei delfini che si passano un pesce palla per sballarsi. Sì, 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 questo è famosissimo. I delfini, tra l'altro, sono animali terribili. Ed essendo, diciamo, ma cioè. Soprattutto essendo degli animali sociali, questa cosa è... Passa il pesce palla. Passa il pesce palla, esatto. Falla girare la palla. Esattamente. E allora ti ribatto con questa cosa. I delfini, che sono sessuali, come dicevamo prima, è in grado di strumentalizzare, manipolare animali marini più piccoli di loro per il loro piacere, devi sapere che hanno tra le varie abitudini sessuali quella di masturbarsi aggrovigliandosi sul pene, giuro, delle anguille elettriche. Sì. Meraviglia, sì. meraviglia. Sì, I delfini sì, fanno sì. delle cose veramente bizzarre dal punto di vista sessuale. Un'altra cosa che leggevo è che i loro amici di infanzia maschi diventano innanzitutto amanti gay, dopodiché i loro wingman che li aiutano ad andare a conquistare le femmine più avanti nell'età. Quindi è proprio un po' paideia anche qua, come nella puntata dell'armata tebana. E ricordiamo, bella anche quella. Ma Ursula invece l'LSD lo prende? Sì, sì. Questo gli fa vedere il mondo come non lo ha mai visto, brutto. A lui piace tutto, è bellissimo, infatti mette un sacco di like e tutti dovrebbero imitarlo. Mettete like, guardateci, commentate, condividete e guardatevi un sacco di fonti! Allora, fonti, nationalgeographic.com, what happens when you give dolphin LSD, poi orionmagazine.org, a mind in the water, poi The Guardian, the dolphin who loved me. Che ce l'ho questo, l'articolo questo scritto letto, dalla, molto bello, molto bello. Dalla Margaret. Poi io ho visto anche un articolo su Internazionale che parla di questo, che è in italiano, visto che noi parliamo in italiano, magari italiano, può far piacere, vabbè, parliamo francese un'altra volta, l'articolo si chiama L'uomo che voleva insegnare l'inglese ai delfini, ma soprattutto io vorrei citare da una parte Drunk History, che già ha fatto parte delle nostre fonti perché è bellissimo. Su cosa l'aveva fatto? Su Kellogg forse? Sì, sui Kellogg, abbiamo su fatto Kellogg. Una citazione di questo canale, io invito tutti a guardarlo, tra l'altro il narratore d'eccezione meraviglioso, fa estremamente ridere. E tra l'altro il narratore impara la storia da Joe Rogan, nel suo podcast. Sì, sì. È un ospite fisso, visto che ci sono 7-8 puntate in cui è presente lo stesso. Allora, grande. E poi vorrei dire che esiste anche un'ultima cosa che è una fonte, perché in effetti ci sono letteralmente i diari della Lovat e anche gli audio del delfino che parla, anche se io non sono anche riuscito a farli girare, visto che il sito è veramente anni 90. E un altro motivo per cui dovreste guardarlo è proprio perché è un relitto di internet, un fossile, è rimasto come negli anni 90, sono tutti colori assurdi, animazioni random. Si chiama johncililly.com, è un must have di internet, bisogna andarci. Perfetto, bene bene bene, bravi bravi bravi. Ti saluterò insomma. Come fanno i delfini. Come fanno i delfini? Ramophonen!